Grazie a tutti, ovviamente grazie a tutte le autorità che si sono messe a disposizione da questa mattina presto e a tutti i soccorritori, le persone che stanno operando sul campo. Mi diceva il ministro Crosetto di aver autorizzato anche i militari appunto Sono anche a intervenire sull'isola, quindi ringraziamo anche il generale Figliuolo e le forze militari che sono intervenute, ovviamente tutta la protezione civile, tutti i soccorritori, i volontari. E ovviamente continuiamo e torniamo a esprimere la nostra solidarietà alle famiglie colpite, alle famiglie delle vittime, alle famiglie dei dispersi, alla loro preoccupazione e ovviamente anche agli sfollati e a chi insomma, avrà bisogno del sostegno delle istituzioni dello Stato per tornare a vivere una vita di normalità. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie.